è pericoloso parlare in macchina. Va bene l'NFT, va bene le cripto, vanno bene tante cose, ma non c'è niente di migliore per fare soldi che... Allora proviamo a registrare. Cosa? Proviamo a iniziare a registrare. Allora, ok, oggi parliamo di come faccio soldi, come fare soldi. Si parla dell'ordine di qualche milione di euro, quindi non siamo Elon Musk. La musica di Harry Fry. Ma nemmeno da quando sono partito, no? Qualcosa in più, sette cifre, le classiche sette cifre ci sono. Per oggi vediamo come facciamo soldi, come fare soldi e perché è meglio quello che è il veicolo che io chiamo di molti altri veicoli. Andiamo. Un Audi, non so, una Urus, una Lambo Urus. No, semplicemente una BMW X4, se bisogna di avere il macchinone per fare soldi. Ok, oggi andiamo da una socia, parleremo tra un attimo di una dei miei soci, ho diverse aziende. Una di queste è sull'estetica, ne parleremo tra un attimo. E la mia socia è Marta, veramente anche lei è imprenditrice, quindi già c'è uno spoiler su come facciamo i soldi. Adesso le mando un messaggio veloce. Ciao Marta, eccoci qua, stiamo partendo ora, fra 20-25 minuti siamo lì, anche prima, grazie. Eccoci qua, allora, come fare soldi? Come fare soldi? Ci sono tanti metodi per fare soldi, tanti veicoli come li chiamo io, e ovviamente non è che uno è meglio dell'altro necessariamente, ma molte volte sì, molte volte uno è meglio dell'altro. Vi dico il mio metodo per fare soldi, che è secondo me quello più efficace di tutti. Mettiamo gli occhiali. Allora, il metodo più importante non è sicuramente il network marketing. Ora non ho nulla contro il network marketing, ma il network marketing è uno dei metodi secondo me più lenti per generare entrate. Per quale motivo? Perché per fare il network marketing devi avere, hai un po' meno di rischio di un'attività tua, ma devi avere comunque tante skill, devi comunque saper vendere, saper fare marketing, saper fare leadership, saper motivare le persone. E onestamente, con tutte queste skill, con una tua attività, se scegli il mercato giusto, puoi fare molto di più. Quindi qual è il modo con cui faccio soldi? Arriviamo al dunque. Il modo con cui faccio soldi è creare prodotti e servizi che vengono chiamati nel gergo high ticket o alto costo, e ti spiego tra un attimo quali sono, e che danno grandi risultati alle persone, no? Aziende, possono essere aziende, possono essere persone private, no? Che li vogliono per avere grandi risultati. Ora, come funziona l'economia? L'economia dà il valore ai soldi. Chi lo dà il valore ai soldi? Chi compra, chi vende, no? Quindi il segreto è dare qualcosa a qualcuno chiedendo un prezzo che a noi ci costa meno di quello che chiediamo per questo prezzo, cioè per dargli questo prodotto ci costa meno, produzione, invio, delivery, eccetera, ma che a loro dà un risultato maggiore, che per loro perlomeno è maggiore rispetto al prezzo che chiediamo. Cioè, per loro vale di più il risultato che dà quel prodotto o servizio che tenersi quei soldi che noi chiediamo in tasca. E questo fa totalmente la differenza. Per quale motivo? Perché quando sai questo piccolo trick mentale, allora trovi soluzioni che le persone hanno per farti dare i loro soldi. Quindi il segreto è guardare il mercato e chiedersi chi ha i miei soldi là fuori. Uno, due, cosa posso scambiare per avere quei soldi da fuori? Quindi veniamo al dunque. Io ho tre aziende in questo momento, quattro con quella di mia moglie, ok? Prendiamo le prime tre. Allora, la prima azienda è un'azienda di formazione software sul marketing e le vendite. Per quale motivo marketing e le vendite? Perché il marketing e le vendite, se vuoi far soldi, chiunque tu sia, è la prima cosa che devi apprendere per ottenere risultati. Qualunque venditore bravo o qualunque imprenditore che sa vendere non avrà mai problemi di soldi. Quindi la prima cosa che facciamo è questo: marketing e vendite, perché insegno e aiuto professionisti e imprenditori a fare la cosa giusta. Cioè, loro iniziano molte volte, chiunque apre un ristorante, apre un'attività, apre qualsiasi tipo di attività, è bravo a fare il lavoro di quell'attività ma non è bravo a vendere. Quindi il lavoro di quell'attività è praticamente per lui o per lei inutile, sono inutili, quindi inutile lavorare. Mentre invece, quando sai marketing e vendite, prima addirittura prevendi o vendi prodotti e servizi che nemmeno esistono,
con un'offerta che noi chiamiamo compromesso e poi vai a fare i soldi. Quindi la maggior parte dei proventi del mio, insomma, del mio patrimonio in questo momento derivano da questa prima attività che ho creato 5-6 anni fa, e è un'attività che insegna, forma le persone a fare più soldi con il marketing e le vendite. Qualunque settore, abbiamo clienti, case di studio in 35 nicchie differenti, prodotti fisici, trattamenti estetici, per esempio ci arriviamo tra un attimo, software, integratori, c'è veramente di tutto. Quindi questo è quello che insegniamo: uno, marketing; due, vendite. Abbiamo qui servizi che vanno dai 5.000, diciamo 6.000 in questo momento, fino a 40.000 euro. Abbiamo proprio chiuso stamattina un contratto da 40.000, ok? Quindi è così che facciamo i soldi. Intanto vendi alto e vendi un risultato che vale di più di quello che chiedi. Ora, il punto è che io sono partito da zero, no? La mia famiglia è una famiglia di operai, non mi ha mai fatto mancare nulla, cose base, cose essenziali, ma sicuramente non navigavamo nell'oro. Ero molto più fortunato di altri che non avevano nemmeno da mangiare, sicuramente al tempo non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma queste skill ho dovuto apprendere da solo. Quindi, perché te lo dico? Non per vantarmi, ma perché chiunque si può, può apprendere queste skill. Chiunque può prendere queste skill. Non so se si possono andare di qua. Non ho idea. Se di no. È pericoloso parlare in macchina. Quindi ho dovuto apprendere queste skill, è stato difficile perché devi spezzare tante credenze, devi darci dentro, devi investire. E una cosa che molte persone non comprendono è che vogliono diventare milionarie, vogliono fare soldi e poi non investono 10.000 euro. Ragazzi, per avere soldi e tempo, che è quello che vogliono tutti, bisogna investire soldi e tempo. Non solo soldi, non solo tempo, entrambe. E io ho investito prima di tutto tempo quando non avevo soldi, e poi soldi e tempo, tutti i soldi che avevo, e anche adesso investo tantissimo, per generare soldi e tempo. Ok? Quindi questo è quello che bisogna fare. Il tempo si può comprare con i soldi, ma prima devi mettere tempo quando non hai soldi. La seconda attività, che è quella dove stiamo andando adesso, da Marta, è un'attività basata sull'estetica. Cioè aiutiamo qui con formazione e macchinari estetici, centri estetici, olistici e spa, ad aumentare il fatturato e a fatturare di più con meno stress. Una terza tipologia di attività, anche questa è importante, e anche qui deriva dalla mia domanda che mi sono chiesto: Giacomo, dove sono i soldi là fuori e come posso averli io, ok? È quella della pianificazione fiscale, ovvero uno studio commerciale che invece che farti solo pagare tutte le tasse fino all'ultimo centesimo, ti trova dei metodi leciti e sicuri per ridurre le tue tasse dal 20 al 70%. Questa qui è una delle attività più profittevoli che esistono per noi, ma più che mai perché è facile, è molto più facile trovare nel mercato, perché chiunque ha bisogno di un commercialista, perché non appoggiarsi a un commercialista che invece ti fa risparmiare in tasse? Va bene l'NFT, va bene le cripto, vanno bene tante cose, vanno bene, ma non c'è niente di migliore per fare soldi che mangiare quello che io chiamo il panino alla caca, perché ci vuole da fare, ok? Ci vuole da lavorare tanto, investire quando è il momento, ma se hai le strategie giuste, e investire, bisogna investire prima di tutto su se stessi per apprendere queste strategie, allora puoi fare anche risultati molto rapidi. Noi abbiamo clienti che sono passati da 0 a 10.000, 20.000 euro al mese in 6 mesi, altri clienti che in 2 mesi sono passati da 15.000 al mese con la propria attività a 80.000, altri clienti che durante il Covid, grazie a quello che insegniamo, hanno salvato l'attività. E quindi ecco, considera cosa è meglio. Cosa è meglio? Fare network, fare NFT, trading, questo e quell'altro, o apprendere come creare un servizio che dà un risultato alle persone per le quali sono disposto a pagare più dei soldi che hanno in tasca e di quello che chiedi, ok? E cambiare la propria vita mentre cambi la tua. Quindi questo è quello che bisogna fare per fare soldi. Andare, e come faccio io soldi? Andare a prendere, a generare cash per poi investirlo, e ovviamente poi i soldi comprano altri soldi con la velocità, comprano il tempo e comprano velocità. Siamo arrivati da Marta, adesso entriamo nei suoi uffici perché bisogna registrare un po' di video inserzioni per nuovi clienti e anche nuovi commerciali che si servono nel team. Adesso chiediamo anche a Marta che come fa soldi Marta, che sul mercato va molto più di me. Eccoci qua, ciao Marta, stiamo facendo un vlog. Oddio. Ripresa. No, non prendermi, per favore. Questa lo mettiamo, non riprendermi. Come
come fai a fare soldi, Matta? A parte quello che abbiamo detto insieme, ma ti vuoi spiegare a chi ci ascolta come fai a fare soldi? Allora, come faccio a far soldi? Innanzitutto, vabbè, ho un'impresa, ho un'azienda, però non è sufficiente avere un'azienda, è importante avere un meccanismo, un processo di vendita che sia, diciamo, funzionale all'obiettivo che si vuole raggiungere. Lo riassumerei in maniera assolutamente pratica in questa modalità. Marta, non ci siamo consultati prima di fare questa domanda, Marta ha detto praticamente quello che ho detto io. Vendi, processo di vendita e marketing, ho detto la stessa cosa, era incentrato proprio su quello. Allora, opero nel settore beauty e wellness e quindi sostanzialmente abbiamo dei punti vendita dove offriamo servizi alla persona, quindi tutto quello che può riguardare il miglioramento estetico, e quindi dei trattamenti estetici e trattamenti medicali. Il nostro sistema è un sistema un po' innovativo che parte dall'ascolto, quindi è sempre un processo di vendita che si concretizza in momenti pratici in cui attraverso la consulenza andiamo a indagare quelli che sono i bisogni del cliente e consegnare la migliore soluzione. Una soluzione che è fatta di strumenti, di operatività, di trattamenti sostanzialmente, che possono risolvere il problema del cliente. La cosa più importante però da dire è che al di là di avere strumenti efficaci e prodotti buoni, la cosa importante è avere però delle possibili offerte che mettano tutte le persone nelle condizioni di potervi accedere, e forse questo è il punto diciamo focale su cui dirigere l'attenzione quando si parla di marketing e vendite. Una cosa abbastanza risaputa, ma che probabilmente quando un'azienda è sofferente deve proprio domandarsi se ha questo tipo di meccanismo, e più delle volte la risposta è no. Ovviamente basta chiacchiere, bisogna andare a lavorare, quindi se sei interessato, anche solo curioso di capire come aumentare il marketing e le vendite, o se è un centro estetico olistico o spa, trovi il link qui sotto da qualche parte nel video, dove non so dove è il social dove stai vedendo questo video, e ci vediamo a fine giornata.